Per realizzare la query che prevede al suo interno un'operazione tra campi, quindi tra i dati che sono presenti nei campi, ebbene, adottiamo sempre la creazione di una query in visualizzazione struttura. Quindi prendiamo in considerazione che la tabella che vogliamo interrogare è la tabella operazioni e in questa tabella noi aggiungiamo il campo data, il campo carico e il campo chilogrammi. A questo punto, se prima, è bene fare attenzione, effettuavamo un'operazione, ricordiamo, di, come possiamo dire, di raggruppamento, quindi di somma, cose, quindi applicavamo una formula che avveniva lungo, come posso dire, i dati del campo. Ebbene, attraverso questo tipo di operazione, questo tipo di query, vengono messi in relazione, quindi viene creata un'operazione tra dati di campi diversi. Per cui, se un'operazione tra campi di dati diversi dà un risultato, è necessario inserire all'interno della query, aggiungere all'interno della query, un nuovo campo che in relazione ai carichi e ai chilogrammi mi dia un risultato. Più in particolare, se noi sappiamo che in una determinata data c'è stato un certo numero di carichi per un certo ammontare di chilogrammi e vogliamo sapere mediamente ogni carico quanti chilogrammi è trasportato, ebbene, a questo punto dobbiamo dividere, per così dire, il numero dei chilogrammi presenti all'interno, trasportati all'interno della data per il numero di carichi. E quindi questa operazione verrà fatta all'interno di un ulteriore campo che noi aggiungeremo all'interno della query. Questo campo sarà un campo operazione, per cui ci clicchiamo dentro e andiamo a finire nel menu contestuale, più in particolare in genera, nel comando genera. Si aprirà un generatore di espressioni nel quale noi specificheremo il tipo di operazione che vogliamo compiere. Per compiere l'operazione andiamo in Query, che è il nostro database, ricordiamo, più in particolare in tabelle e ancora più in particolare in operazioni. Troviamo data, carichi e chilogrammi. A questo punto, qui all'interno di questo spazio, creeremo la nostra operazione. Facciamo capire ad Access che stiamo compiendo un'operazione inserendo uguale, il simbolo di uguale, e poi cliccheremo due volte su chilogrammi per portare i chilogrammi. Quindi, poi diviso, che sarebbe Shift S7, quindi il simbolo di questa lineetta, i carichi, quindi il numero dei carichi, e quindi abbiamo inserito all'interno di questo campo, vedete, stiamo inserendo un'operazione che fa una divisione tra il numero, diciamo, dei carichi che sono stati, chiedo scusa, il numero dei chilogrammi che sono stati fatti, che sono stati trasportati durante quel giorno, diviso il numero dei carichi. Quindi chilogrammi diviso carichi mi dà mediamente quanti chilogrammi pesava ciascun carico. Clicco su OK. A questo punto vedete il campo mi compare con il nome espressione, due punti, e mi dà poi a seguito di questa operazione un risultato. Io cancello la parte relativa a espro1 e scrivo carico medio, cioè dico mediamente il carico quanti chili pesava. A questo punto, nella formula, quindi nella riga formula, piuttosto che mettere il raggruppamento, inserisco l'espressione. Faccio capire all'interno che al database che all'interno di questo campo vi sarà un'espressione, e in modo particolare questo tipo di espressione che divide i chilogrammi per il numero dei carichi. Quando vado a eseguire questa query, ho per
per fortuna il campo calcolato che mi dice che il giorno 1 sono stati fatti 6 carichi e sono stati trasportati 6.000 kg. Vedete, quindi mediamente ogni carico ha trasportato 1.000 kg. Il giorno 3 sono stati fatti 9 viaggi, quindi 9 carichi di materiale edile, e in tutto sono stati trasportati 13.000 kg, per cui ogni viaggio, mediamente ogni carico, ha trasportato 1.444 kg. La stessa cosa vale per il giorno 5 e per il giorno 6. Ovviamente questo è un campo che non ho inserito io, ma è frutto di un risultato, vedete, cioè appunto della divisione tra i chilogrammi e i carichi, il numero di carichi, e viene espressa con un numero. Se io a questo numero voglio cambiare formato, ebbene, ho la possibilità di andare sul tipo di sul campo, quindi con il menu contestuale clicco tasto destro, vado in proprietà, vado in formato, stabilisco che si tratta di un numero standard, e posso ad esempio far capire che si tratta semplicemente di un numero. Se fossero stati, per esempio, se la cosa avesse riguardato dei prezzi, dei costi, allora a questo punto avrei inserito il campo valuta.